Bentornati, raga, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto un metodo per fare il completo da Juggernaut, ragazzi. No creatore, no stay wizard, anche perché sono da Xbox, quindi possiamo farci un cazzo. Quindi, ragazzi, semplicemente facendo i glitch col titano e l'attività merge, niente di più facile. L'unico requisito che ci serve, a parte un milioncino, ragazzi, neanche quanto costa, 600, 500, l'attrezzatura balistica che dobbiamo sbloccarla facendo le ricerche del bunker, ragazzi. Spawna random, non è che è all'inizio o alla fine. Quindi, dopo che abbiamo l'attrezzatura balistica, ragazzi, possiamo iniziare con il completo. Allora, ragazzi, andiamo a cercare le magliette designer. Regà, qualsiasi negozio di vestiti va bene. Dopodiché, quando siamo sulle magliette designer, andiamo a mettere, regà, la nera con stampa. Dovrebbe essere la numero 58. Voi controllate. Una volta che avete messo la nera con stampa, andate su camicia da lavoro e andate a mettere la scacchi rossa aperta. Funziona anche con quella nera, raga. Quindi, se avete magari dei jokers neri, volete fare tutto in tinta nero. Io ho voluto provare a fare un miscuglio tra rosso e blu e a me piace parecchio. A questo punto, una volta che abbiamo messo questa camicia da lavoro, andiamo a salvare tutto, ragazzi, in un completo che chiamiamo Juggernaut, Jug, come cavolo vi pare piace. Ah, ragazzi, io mi sono dimenticato di farvelo vedere. Mi raccomando, salvate il completo senza avere caschi o maschere in testa. Quindi a questo punto prendete la tuta da scienziato pazzo una volta che vi siete salvati il completo e vi dirigete dal solito cannocchiale, raga. Quindi correte, raga, schiacciate freccia destra, aprite il menu interazione tenendolo premuto. A questo punto andate sullo stile e vi indossate il completo che stiamo creando, ragazzi, che l'abbiamo chiamato Jack. A questo punto, una volta selezionato, ci metterà la maschera in testa. Noi dobbiamo andare a salvare il completo e andiamo a farlo, regà, da Amunation, così siamo già lì per avviare il titano. Una volta da Amunation, semplicemente, regà, come al solito, andiamo qua dai completi, freccia destra, e andiamo a salvare l'outfit, regà, ma a sto giro nel primo slot fondamentale, oppure nell'ultimo, perché dopo ci servirà per fare il merge. A questo punto dobbiamo avviare il lavoro da titano, ragazzi. Lo avviamo già da qua dentro, così siamo già all'interno e semplicemente poi lo salviamo. Lavoro da titano, come ben sapete, missioni create da Rockstar, un lavoro da titano, ragazzi. Una volta che siete nella lobby, tranquillamente avviate l'attività da soli, regà, non ve ne frega niente, non vi serve a nessuno per adesso. E una volta che siete all'interno, semplicemente salvate l'outfit così com'è, regà, nel primo slot o nell'ultimo slot. Fondamentale, ragazzi. Una volta salvato completo, potete tranquillamente aprire il telefono e quittare l'attività facendo, se siete da Xbox, AXA, o se siete da Play, X quadrato X, ragazzi. A questo punto, una volta spawnati, dovremo andare a recarci dal negozio di maschere, ragazzi. E adesso ci servirà l'attrezzatura balistica. Quindi, raga, vi mettete in questa posizione, dopodiché aprite il menu interazione, andate su inventario e andate a richiedere la vostra attrezzatura balistica, ragazzi. Dopodiché, a questo punto, aspettiamo che atterri, raga, mi raccomando, mettetevi in quella posizione. E una volta che è atterrata, dovete prendere un veicolo, raga. Io ho provato con l'oppressor ed è infattibile. Infatti, ho fatto un taglio, mi scuso. Quindi, vi fate portare, prendete un veicolo, raga, e spingiamo piano piano l'attrezzatura balistica vicino al negozio di maschere, proprio attaccata ai cappelli, come vedete in clip, raga. A questo punto, questo step è facilissimo, dovete semplicemente, raga, andare in questa zona e spammare freccia destra. Ok, ragazzi, spammate freccia destra e entrerete nel menu del negozio di maschere. Dopo qualche secondo vi butterà fuori perché siete diventati Juggernaut e siamo a buon punto, ragazzi. Quindi dovete avere le attività, ragazzi, su mostra. Quindi attivatele dal menu interazione andando su opzioni icone mappa, andate su attività e mettete tutto su mostra. E dobbiamo andare in questo preciso punto, ragazzi, dove c'è questa attività.
A questo punto semplicemente schiacciamo freccia destra per avviarla, ragazzi, senza nessun tipo di problema, e possiamo andare tranquillamente da soli, perché noi alla fine non andremo ad avviare niente. Una volta che siamo in questa schermata della lobby, semplicemente la quittiamo facendo B oppure cerchio se giocate da play, ragazzi, semplicissimo. Una volta che siamo rispawnati in lobby, apriamo subito il menu interazione, regà, e diventiamo Motorcycle Club. Mi raccomando, ragazzi, se siete già Motorcycle non è un problema. Dopo alcuni secondi che spawnerete succederà questa cosa: si toglierà al completo la Juggernaut e comparirà questo completo strano, brutto, orribile, buggato. Ok? A questo punto nessun problema, ragazzi, semplicemente dovete andare sullo stile del Motorcycle Club e switchare una volta a destra e una volta a sinistra, e come potete vedere tornerà il completo visibile. A questo punto, senza chiudere il menu interazione, se no si sbagga, aprite il menu di pausa, option se giocate da PS, e andate ad avviare l'attività merge sia per Play sia per Xbox, che vi lascio in descrizione, ragazzi. Quindi una volta che siamo dentro la lobby dell'attività, mi raccomando, dobbiamo fare attenzione a mettere completi salvati, perché se non mettiamo completi salvati mergiamo sta ciolla, ragazzi. Quindi a questo punto mettiamo completi salvati, che è fondamentale. Facciamo entrare un nostro amico all'interno dell'attività, dopodiché l'andiamo a startare. Una volta che siamo alla selezione del personaggio, dell'outfit, scusate, se avete messo il completo nel primo slot, switchate a destra, come faccio io. Se avete messo il completo nell'ultimo slot, switcherete a sinistra, raga. Quindi a questo punto avviate l'attività. E una volta che siete all'interno dell'attività avviata, ragazzi, dovremo andare a fare una cosa diversa dal solito. Una volta che siamo all'interno dell'attività, raga, semplicemente apriremo il menu di pausa o option a seconda di dove state giocando, raga, e una volta che siete nel menu di pausa andate al creatore. Una volta che siete al creatore, ragazzi, in questa schermata, semplicemente dovete tornare nella sessione a inviti, raga. A questo punto, una volta che spawneremo, saremo ancora con il completo da Juggernaut intero, ragazzi, ma durerà ancora qualche secondo, dopodiché ci despawnerà. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Ci dirigiamo vicino a una macchina del civile, regà, per fare lo switch del CEO. Quindi togliete il vostro MC se siete MC, mettete il vostro sicuro server, il CEO, ragazzi, e quando siete all'interno del veicolo fate sinistra e destra nello stile del CEO, regà, fondamentale. Non lo fate nel vostro perché sminchiate tutto, se no. Quindi a questo punto e sbadabam, raga, avremo fatto il completo da Juggernaut con i Jokers sotto, perché mi raccomando, i pantaloni rimangono, dipende voi con cosa volete iniziare il glitch. Potete farlo con la giacca rossa, con la giacca nera, ragazzi, sbizzarritevi voi. Ora vi faccio vedere che io ci aggiungo anche il caschetto, ragazzi, mi raccomando, prima di tocchignarlo, di andare a mettere la testa o cambiarci le scarpe o anche i pantaloni se volete cambiarli, potete metterlo anche in mutande, ragazzi, se volete, salvate il completo. Quindi che dire, io vi ringrazio per chi mi segue, ragazzi, lasciate un like, commentate, condividete, aiutatemi a far crescere questo canale, e io adesso vi lascio al video, raga. Quindi se volete vedervi come passare il caschetto, vi fa piacere, potete farlo. Bella, raga, alla prossima.